altro appuntamento importante che Canevese e in particolare la città di Pornier è pronto ad ospitare. In questi mesi abbiamo conosciuto il nostro territorio sotto tanti punti di vista, con manifestazioni che hanno portato sempre più attenzione su una zona del Piemonte che è ricca e che ha tantissime peculiarità. Tra queste peculiarità c'è naturalmente l'enogastronomia e in questo caso ancora più nel particolare l'enologia. Il vino che in Canavese adesso sta avendo veramente un momento importante sarà il grande protagonista di questo evento che il 25 e 26 novembre prossimi saranno appunto, sarà alla ribalta nel centro fiere dell'ex manifattura di Pornier. Stiamo parlando di Canavese un bicchiere che è organizzato dall'associazione Canavese e qua abbiamo con noi tre dei suoi rappresentanti più importanti. Eccoli qua, buonasera, la famiglia Scavini quasi a completo. Quasi, quasi. Quasi a completo. Ovvero abbiamo Lorenzo, Leonardo ed Edoardo. Buonasera ragazzi. Buonasera. Allora ragazzi, con voi vorremmo un attimino conoscere quelle che saranno le peculiarità di questa seconda edizione. L'anno scorso, la prima, 2022, una scommessa che mi permette di dire, perché l'ho vissuta insieme a voi, vincente. Perché all'inizio forse un po' di titubanza nelle prime ore, poi la gente ha capito quanto era importante non solo il discorso di bere e assaggiare anche le cose buone del territorio, ma anche scoprire quelle che sono le cantine del nostro territorio che stanno lavorando molto bene. Lorenzo, partiamo con te e inizia a raccontarci un po' di questa seconda edizione. Ma intanto voglio ringraziarti per le parole, Davide, ed hai ragione. La prima era una scommessa, certo, perché abbiamo fatto tutto proprio in tempi brevissimi, abbiamo tirato su questo evento che poi è andato molto bene e infatti dopo un anno lo ripresentiamo. Seconda edizione, chiaramente con alcuni accorgimenti, certo, che ci siamo presi anche in base alle recensioni e feedback di chi ha partecipato l'anno scorso e quindi siamo pronti. Mancano soltanto alcuni dettagli e usciremo appunto al completo. Grandi novità le faranno soprattutto alcuni partecipanti che l'anno scorso non c'erano, ma soprattutto poi la faranno anche una parte food un po' più corposa, okay, perché alla fine è dove abbiamo lavorato un pochino di più. Comunque le cantine saranno tante, saranno 20, non contando alcune che ci devono conferma negli ultimi giorni. Ma devo dire che siamo di nuovo al completo, riempiremo di nuovo diciamo, il centro della manifattura Pornier di tante belle cose e tante piccole realtà che vogliono un po' la loro immagine, vogliono un po' portarsi a conoscenza delle persone. Sicuramente a livello territoriale è una mostra, appunto, è un expo che dà valore e dà soprattutto tanta pubblicità a chi partecipa, questo siamo sicuri. Beh, una cosa non indifferente, oserei dire, permettimi, perché poi la pubblicità non rimane con me. Alla fine, perché la grande difficoltà, parlando anche con tanti espositori, ma sia a livello vinicolo, sia a livello gastronomico, è quello di, tra virgolette, farsi conoscere, perché comunque siamo un territorio, il Canavese, vasto. Certo. Noi non pensiamo, ma ci sono tante realtà che dobbiamo ancora grande conoscere, e quale evento più lieve farlo a Canavese in un bicchiere con tante micro realtà, ma che vogliono il proprio spazio e lo meritano, perché lavorano davvero in una maniera eccezionale e quando ne parlo mi piace proprio farlo perché so cosa c'è dietro, certo, anche perché stando con qualcuno comunque, diciamo, sì, vai a parlare con qualcuno di loro, fare, se li vivi davvero alcuni momenti della loro realtà ti viene davvero ancora più voglia di, tra virgolette, dare questa esposizione. Peccato che per il momento la facciamo una volta all'anno, sia mai che diventi un po' più ricorrente. Beh, potrebbe essere effettivamente, visto come hai detto giustamente tu, i feedback che vi arrivano, la possibilità di andare a migliorare e di spaziare, soprattutto perché già 20 produttori non sono pochi rispetto al fatto che il territorio ne ha tantissimi, solo che sono ancora tanti sconosciuti, alcuni fanno piccole produzioni, altre produzioni un po' più grandi, e giustamente Canavese un bicchiere credo che sia una base importante, un palcoscenico fondamentale per farsi conoscere. Leonardo, passiamo a te, perché oltre al fatto della presenza appunto di
quelli che sono i produttori, non vi siete limitati a quello, ma anche sarà appunto un expo, una fiera particolare e ricca anche di momenti dedicato a tutti, anche ai più piccini. Certo, certo, infatti è stato un moto d'orgoglio cercare di ampliare l'esperienza di Cannabis in un bicchiere, perché non sarà soltanto una manifestazione che certo punta ad aumentare l'orgoglio che insomma questa zona del Cannabis ha per i propri espositori, ma non solo, per tutto il territorio cannabisano. Cannabis in un bicchiere infatti potrà offrire le diverse esperienze, oltre alla classica degustazione non solo dei prodotti vinicoli ma anche di quelli gastronomici. Infatti ci saranno diverse esperienze, come hai detto tu, per i più piccini, e insomma per attirare anche e per poter far sì che le famiglie possano venire a partecipare all'evento, anche ad una degustazione, insomma anche un evento che si basa appunto sulla degustazione. E non solo, anche ci saranno degli, come hai detto tu, sarà una sorta di expo, quindi anche di una presentazione di diversi prodotti, e quindi sì, diversi tipi di esperienze che sicuramente potranno ampliare quello che Cannabis in un bicchiere sarà. Infatti l'evento è stato decisamente aumentato e ha avuto una crescita in questo anno, e insomma questo è il nostro obiettivo. Già ho fatto una seconda edizione, un grande moto d'orgoglio, e cercare di migliorare l'esperienza è quella che è sicuramente un obiettivo principale anche quest'anno. Assolutamente, anche perché appunto tra le cose, precisiamo, ci saranno momenti di workshop con i giovani vignaioli del Cannavese, c'è questa importante collaborazione con Slow Food Cannavese, quindi con la sezione locale, il fatto che comunque tra l'altro sarà anche l'opportunità per festeggiare anche una ricorrenza importante, i 56 anni dell'Erbaluce, che comunque quest'anno, 2023, è stato tra l'altro eletto il vele piemontese, il vino dell'anno, quindi una cosa non da poco, dire che diciamo che carne a fuoco ce n'è tanta. Esatto. E allora, arrivo a te, perché alla fine dei conti è giusto anche spiegare un pochettino come funzionerà, perché abbiamo sentito, c'è la possibilità di assaggiare i vini, ci sarà il food, ci sarà l'opportunità di conoscere quei produttori presenti, ma la gente come potrà presentarsi, soprattutto come cosa potrà fare e come potrà fare per appunto partecipare ai percorsi che avete organizzato? Ma allora, guarda Davide, in realtà è molto semplice, non c'è nulla di particolare, nulla di folle. Chiunque potrà partecipare a Cannabis in un bicchiere, proprio perché è un expo ed è aperta a tutti. Uh-huh. Ovviamente per poter degustare i prodotti che insomma sia le aziende vitivinicole sia le aziende ovviamente che porteranno la parte gastronomica da noi acquisteranno un calice. Il calice permetterà al partecipante di accedere alle varie degustazioni all'interno della manifestazione. Ovviamente chi non vuole acquistare il calice, e ci può stare perché magari magari non ha piacere di bere vino piuttosto che astemio, quindi curioso, non ha, vuole viene curiosare, come si suol dire. Esatto. Può accedere ovviamente lo stesso alla manifestazione, quindi noi non lasciamo fuori nessuno, certo, dal punto di vista lì, anzi assolutamente ci mancherebbe. Calice che si può acquistare direttamente sul posto il giorno stesso della manifestazione, quindi il sabato o la domenica, insomma, quando si ha piacere di venire, oppure si può preacquistare, quindi diciamo così, prenotare attraverso i nostri canali social, quindi Instagram, la pagina Facebook, su WhatsApp attraverso il numero di telefono che trovate insomma un po' nelle varie locali. Certo, troveranno comunque anche chi ci sta seguendo, troverà poi anche all'interno dell'articolo che correderà questa intervista. Perfetto, ottimo. Oppure ancora, per chi magari ci vede da più distante e quindi magari oppure vuole acquistarlo online per essere più tranquillo, insomma per non arrivare lì e magari trovarsi spiazzato, certo, non ha fatto prenotazione, non ha fatto nulla, è acquistabile e prenotabile, diciamo così, il calice anche su Eventbrite, che è una piattaforma nella quale semplicemente vengono inserite un sacco di manifestazioni a livello italiano, credo anche straniero, dove di per sé può acquistarlo da lì e avere già la sua prenotazione fatta, quindi di per sé non ci sono problemi. Beh, diciamo che questa è la dimostrazione che siamo nel 2023 e quindi bisogna essere anche molti più social. Bravo, bravissimo, esatto, esatto.
E ovviamente per facilitare tutto questo, ovviamente il pagamento del calice può essere fatto in tutti i plurimi modi che esistono, quindi eventualmente alla prenotazione tramite Satispay, eventualmente poi sul posto in carta, insomma tutto quello che necessita ormai, voglio dire, è, come dici tu. Siamo nel 2023, il moderno e deve entrare anche un mondo dove c'è una grande storia, il passato eccetera, però il passato oggi è passato, presente, oggi siamo nel futuro. E vogliamo puntare al futuro, esatto, assolutamente sì. Giustamente come si diceva prima, proprio anche andando a dare un service extra rispetto a quello che ovviamente è la classica degustazione che entri e vai, ma con tutti i workshop che possono culturalmente appagare, cioè certo. Ti siedi e hai qualcuno che ti spiega che cosa stai bevendo, quali sono le caratteristiche, magari scende anche nel dettaglio sulle curiosità, magari caratteristiche organolettiche, specifiche del vino stesse, e quindi di per sé vorrei dire è una cosa non da poco, così come l'evento con Slow Food per far, diciamo così, anche, non dico entrare nel mondo da quel punto di vista i bimbi, ma di per sé farli divertire nella giornata, ok? Quindi i bimbi rimangono con le animatrici o chiunque esso sia che insomma gli farà conoscere magari il mondo gastronomico canavesano, il mondo del territorio canavesano, mentre i genitori si fanno la loro degustazione tranquilli. Ma credo che sia l'occasione appunto per avvicinare a questo mondo, perché è vero che stiamo parlando di vino e quindi di un qualcosa di alcolico, ma bravo, esatto, soprattutto quello volevo dire. Diciamo che è una cosa fondamentale, è una base comunque del nostro territorio. Infatti colgo l'occasione, prendo spunto da questa parte per chiedervi, ragazzi, è vero che voi siete molto giovani e credete fortemente in questo progetto che porta alla ribalta una produttività del territorio che negli anni è andata persa, e mentre invece nell'ultimo periodo si sta crescendo, si sta riscoprendo. Ecco, quanto è importante e anche a che livello oggi la produzione di vino in Canavese sta arrivando, si sta approcciando e si sta facendo conoscere al mondo, perché lo stiamo conoscendo noi, ma si sta facendo anche conoscere fuori. A voi un commento su questa cosa che credo che sia importante e fondamentale. Ma io devo dirti, Davide, gli eventi, perché noi lo facciamo ormai verso questo periodo, novembre per noi sta diventando un po' la nostra ricorrenza, certo. Però comunque a livello territoriale si stanno propagando diversi eventi, abbiamo visto alcune camminate, abbiamo visto altri eventi simili al nostro, certo, che sicuramente fanno sia avvicinare le persone del posto, ma specialmente attirano curiosità anche da persone che uno trova magari lontane da questo mondo, perché in questo momento il Canavese sta portando anche tante bottiglie all'estero. Certo. Hanno diversi contatti con degli esportatori. Ci sono i produttori locali, certo, che lavorano con l'Oriente, come assolutamente con gli Stati Uniti, con Canada. Stanno avendo davvero un'espansione grande, in questo momento in crescita, anche perché comunque ci sono quelle aziende che sono cresciute col tempo e quindi in questo momento sono sulla fase, tra virgolette, della maturità, mettiamola certo. Così. E invece tante altre che sono in piena crescita, c'è gente che si è un po', passami il termine, buttato a capofitto in questo campo, certo. E sta trovando delle sue realtà, no? Sta trovando dei suoi sogni anche un po' che stanno avverando. Sì, si stanno realizzando. Sicuramente comunque il fatto di aver recuperato, ragazzi, vedo molti giovani che hanno recuperato quelle che erano le vigne dei propri nonni, che erano purtroppo, non dico abbandonate, ma comunque che non erano seguite perché effettivamente negli anni questo territorio si è sviluppato in maniera diversa, mentre oggi sta riscoprendo questo mondo che è fondamentale. E credo che appunto voi anche con questo impegno e con questo evento e con quello che state facendo e realizzerete anche in futuro, credo che state portando in alto la bandiera del Canavese anche sotto un punto di vista e gastronomico. Sì, alla fine del territorio. Alla fine il nostro perché abbiamo fatto Canavese in un bicchiere? Certo. Cioè l'idea è nata per dire, ma noi in Canavese abbiamo un sacco di cose. Il vino, comunque maestri del gusto importanti, certo, riconosciuti a livello territoriale e italiano, perché non portare queste eccellenze in un evento che per il momento è Cuornier? Certo.
un domani sarà fuori Torino, un dopodomani chissà sarà in Italia. Certo. Anche a maggio abbiamo fatto un evento a Villa Stellone. Mm-hmm. Perché? Perché lo scorso novembre il sindaco era venuto ed era rimasto un attimo impressionato da questo, questa mole di aziende, sia vinicole ma anche comunque a livello gastronomico. Certo. Quindi l'abbiamo fatto per questo motivo. Lo scopo principale è valorizzare al meglio quello che abbiamo a livello canavesano, e quindi vi rimarrà da scoprirlo il 25 e il 26 novembre. Allora, ricordiamo anche gli orari, che sono fondamentali. Importantissimo. Sabato pomeriggio l'inaugurazione, quindi il taglio delle nastre, sarà alle ore 16. Giusto. E poi, tra appunto l'evento dedicato all'erbaluce, si proseguirà fino alle 21. Giorno successivo, domenica, dalle 11 alle 21, sì, con il pomeriggio concentrate un po' di questi eventi. Sì. Con... Sì. E domenica, sì, presto, uscirà un percorso anche sull'ora di pranzo. Ah, bene. Perché vogliamo portare proprio anche la gente a seguire un percorso gastronomico. Bello. L'abbiamo realizzato in questi ultimi giorni con i partecipanti a livello food. Mm-hmm. E quindi vogliamo anche, tra virgolette, fare un pranzo insieme ai nostri, diciamo, partecipanti. Bello. Li porteremo magari su quella via e poi proseguirà appunto con i vari masterclass e varie degustazioni a livello pomeridiano. Bene, direi ragazzi, siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio per la disponibilità, un grande in bocca al lupo. Grazie, come sempre. Grazie, grazie. Fa sempre piacere. Aiuta. No, poi, assolutamente sì, perché al di là di tutto, come si può vedere anche dalla mia fisicità, sono uno che apprezza bene sia il bere che il mangiare. No, al di là degli scherzi, delle battute, effettivamente avete fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso, che mi avete raccontato, un mese e mezzo, due mesi, avete realizzato un qualcosa di incredibile che ha funzionato bene. Quest'anno la speranza è appunto che possa semplicemente funzionare meglio, ma funzionerà sicuramente bene. E soprattutto, tramite voi, ancora una volta, giovani che fanno in modo che altri giovani possano essere conosciuti e che escano dai loro padri confini, perché alla fine i sogni che state realizzando voi sono i sogni anche loro. No, e quindi credo che sia giusto. Penso che aiutarsi sia il modo per andare avanti, diciamo, migliorando tutti, perché alla fine si migliora giorno dopo giorno. Noi facciamo ancora un grosso ringraziamento all'attività del commercio. Certo. Di Guarnier, perché certo, alla fine dietro anche ai nostri eventi si nascondono altre associazioni. Certo. Altre, diciamo, giunte comunali e sì, a livello... visto, avete patrocinio di regione, sì, sì, della sì, sì, città metropolitana, il comune di Guarnier. Sì, sì, avete... ci seguono, certo, diciamo così. Certo. Diciamo che ci danno una mano. Però chiaramente poi sta a noi fare il tutto a livello organizzativo. Certo. Bene ragazzi, allora ricordiamo 25-26 novembre, Canavese un bicchiere, a Guarnier, Centro Fiere Ex Manifattura, tutti pronti per passare due belle giornate, dove oltre al bello ci sta anche il buono, che non è una cosa da poco. La cosa più importante. Grazie, grazie, alla prossima ragazzi. Grazie. Ci vediamo allora a Guarnier. Ci vediamo sabato. Benissimo, ciao grazie, ragazzi, grazie. Alla prossima. Grazie.